Bella a tutti ragazzi, io sono Ercipolla ed eccoci tornati su Slender. Ragazzi, scusate se magari questa serie l'avevo un attimino accantonata, però mi ero scordato, insomma, no, vabbè, non mi ero scordato, avevo semplicemente messo da parte questa serie, ragazzi, perché ho 200.000 serie aperte sul canale e non posso ricordarmi sempre di tutto. Allora, scusate, regolo un attimo il volume. Ok, come potete vedere da titolo e da questa schermata, ragazzi, ci troviamo su Slender Mod, ovvero un gioco di Slender basato sul gioco originale, appunto, creato dalla Parsec, come potete leggere, che è appunto l'azienda, cioè la compagnia indie che ha sviluppato il gioco Slender di 8 Pages. Allora, la mia sensibilità del mouse è schizzata a 1000 proprio. Cioè, guardate, wow. Dove cazzo siamo adesso? Ci siamo persi. Ok, proseguimo per de qua. Perché si chiama Slender Mod, ragazzi? Più che Slender Mod. Cazzo, ma che è il personaggio che ansima? Sì, perché è stanco che ha corso troppo. Vabbè, stavo dicendo, più che una mod, ragazzi, questo io lo chiamerei un remake. Stai zitta, Dio caro, ho il volume a palla e mi stai stordendo veramente le orecchie. Si può correre neanche per due passetti, Dio caro, che questa qua subito si stanca. Wow, che cazzo è? Ok, The Tall Man. 1 su 8. Allora, ho visto qualche video, ragazzi, di questo gioco e devo dire che non è poi difficilissimo. Però quando stai verso le ultime pagine, come guardi 2 secondi lo Slender, muori. Come tutti gli altri giochi dello Slender, del resto, però. What the fuck? Cosa cazzo è lì che lampeggia? Allora, in questo Slender sembra che la torcia non si scarica. Non si scarichi. E stavo dicendo, è leggermente più facile degli altri. Non tanto per il fatto che, appunto, se guardi lo Slender non succede un cazzo, perché se guardi lo Slender succede e come. Però, ragazzi, almeno non muori a cazzo di cane. Cioè, non è che stai camminando così. A un certo punto Slender da dietro ti arriva. Che cazzo sono sti rumori? Ti ammazza e finisce il gioco, insomma. Ha un po' più di logica. Allora, scimo da sto bagno che mi sento. Oh, ciao Slendy! Che mi sento un po' claustrofobico. Zitta. Oddio, già odio la protagonista. Allora. Sì. Oh, cazzo. Ho visto delle statiche. Cazzo, stai proprio nel posto in cui dobbiamo andare, Slender. Vai via, vai via. Dove cazzo stai? Allora, proseguiamo per di qua. E come avete potuto già vedere, ragazzi, le pagine sono abbastanza evidenti. Cioè, sembra quasi che luccichino di una luce propria. Cosa cazzo è qui un cimitero? Lo sento solo io sto violino. What the fuck? Riposa in pace. Non posso zoomare, quindi non riesco a leggere. Felix, Avid, Vringlex, Vrerg, Death by Barrels. Allora, apriamo sta pagina. Se non sbaglio, quel nome è il nome di PewDiePie, ragazzi. Penso di sì. Non vorrei sbagliarmi, ma quello è il nome di PewDiePie. Poi nei commenti correggetemi se sbaglio, però. Comunque poi morto dai barili là, che cazzo era. È solo lui che, insomma, c'ha questa cosa, insomma. Allora, stiamo costeggiando la fine della mappa, il che non è molto buono. Oddio. Non puoi fare 3 passetti. E già c'è il fiatone, stai già con la lingua dei fori, madonna. E là vedo una pagina, forse. Maybe. Non lo so. Wow, c'è Spuglio, mi ha fatto prendere un colpo.
Oddio. Cioè, raga, io capisco che in sti giochi non sei un atleta olimpico e non puoi, che ne so, fare uno sprint per 10-20 minuti, però cazzo, cioè qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dopo 20 passi già inizia. Behind you. No, non mi girerò. No. Wow, non ho preso la pagina. Wow. 4 su 8, via. Allora. Chissà perché non mi faceva prendere la fottuta pagina. Io continuavo a premere il tasto come un dannato, però non succedeva un cazzo. Sta laggando un po' il gioco, ma non per chissà quale motivo, ragazzi, ma per il semplice fatto che sto registrando con DxStory. Perché, per chi non lo sapesse, con Fraps quando registri, stai zitta per favore. Non puoi separare i file audio, ovvero quello della mia voce e quello del gioco, mentre con DxStory sì. E siccome non c'è nessuna fottuta opzione per... What the fuck? No, no, ci siamo incastrati su una roccia! Allora, qua dentro c'è stanghezza. Pagine! Sì, disegno da Slender. No, con tutte le scritte. Wow. Ho sentito dei passi alla mia destra. Non so se era solo un bug del gioco o qualcos'altro, però non mi piace per niente, li continuo a sentire. Perché io, ragazzi, ho le cuffie da pro gamer e quindi sento anche da dove arrivano i passi. E laggiù vedo la luce del bagno, il che non è buono perché lì ci siamo già stati e non ci interessa andarci di nuovo. Allora, qui non c'è un cazzo. So, un'altra pagina per esempio mi farebbe molto comodo. Comunque, regà, devo dire che sto gioco è anche leggermente meno pauroso degli altri, eh. Cioè, questo non vuol dire che non è pauroso per niente. Però non è neanche tutto sto gran spaventume, diciamo. Spaventume è una parola da quando è qua. Allora, qui ci dovrebbe essere un'altra pagina. Eccotela qua. Always watches, non me ne frega un cazzo. Basta che prendo tutte, diciamo, le 8 pagine e me ne vado da sto posto di merda. Perché sinceramente non vorrei rigiocare a sto cazzo di gioco. Laggiù vedo qualcosa che luccica. Cos'è lì? Un'altra paginina? Help! Sì, un po' di aiuto non mi farebbe male. Cosa cazzo sono sti rumori? Dai, sbrigati a trovare l'ultima pagina, zia! Allora, qui ci siamo già stati, proseguiamo avanti. Avanti, sempre avanti. Cazzo, si è bloccata questa qua. Non può fare più sprint. Allora, sta diventando veramente rumoroso l'ambientazione di sottofondo, raga. Cos'è questo? Wow. Cos'è sto albero? Dimmi che c'è una pagina, così stiamo a 8 pagine su 8 e vinco sto gioco. Allora, sto cercando di aggirarlo in maniera strategica, regà, sto albero, così evito di fare scatti troppo violenti verso la mia posizione di dietro e quindi evitiamo che Slender ce lo butti al culo. 8 pagine su 8! Yes! Wow! Ciao Slendyman! Ok. Ok. Sì, magnifico. Sì.
Perfetto. Ok, regà, non ho idea di cosa sia successo. Probabilmente il gioco si sarà buggato e non so perché. Comunque, l'immagine di Slenderman continuava a restare impalata sul fottuto schermo. Comunque, il gioco non doveva finire così. Il gioco doveva finire che praticamente Slenderman ti cattura. E ci sono delle scritte. Poi, vabbè, i crediti, ovvero questo gioco è stato creato da Tizio, Caio e Sempronio. Poi un'altra scritta, grazie per aver giocato il gioco, e poi ti rimandava insomma al menu principale, però chissà per quale cazzo di motivo non è successo, vabbè comunque gli sviluppatori ragazzi non sono sviluppatori veterani, cioè, e quindi qualche bug insomma ci può stare, però vabbè io vi avevo detto che comunque avrei giocato tutti i giochi di Slenderman ed ecco vi accontentate, insomma ho giocato anche questo, e niente che dire regà. Io vi consiglio di vedere i prossimi video che si baseranno insomma su la serie di Slenderman Shadows. Già dal prossimo video, già dal prossimo episodio di Slenderman, inizierò appunto questa serie che è la serie di Slenderman Shadows. Farò tutte le mappe e quindi vi consiglio di vederla. Ma per il momento, insomma, per questo video io vi devo salutare, quindi se vi è piaciuto il video potete dimostrarlo come al solito con un bel mi piace. Oddio, ho dato una botta, si è mossa la videocamera. Commentate il video se volete altri episodi, insomma, però io li farò lo stesso sia che commentate o no. L'iscrizione al canale, regà, è sempre ben accettata. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci becchiamo al prossimo episodio di Slenderman. Bella a tutti!